Ciao a tutti, sono Villa Mirko, chef del ristorante Roma di Gessate. Oggi vi prepariamo in una maniera alternativa il magatello di vitello. Il magatello di vitello lo si compra di solito e lo si utilizza per fare il vitello tonnato, ma tante volte ci saremo trovati di fronte all'impossibilità di utilizzarlo tutto come vitello tonnato. Le alternative utilizzano i prodotti che troveremo sul sito Italy Mood, che sono il frutto del cappero, le olive Riviera, pomodorini essiccati, una giardiniera d'antipasto con i funghi e il pesto. Poi abbiamo anche il classico vitello tonnato già preparato e dei pomodorini. Il magatello l'ho già cotto ed è pronto, è già stato cotto e raffreddato, perché il magatello va poi raffreddato. Per raffreddarlo vi consiglio di lasciarlo in frigor con in una ciotola d'acqua, sarebbe l'ideale il suo brodo raffreddato. Tolto dall'acqua, lo asciugate ed ecco il vostro magatello pronto per l'uso. Procediamo al taglio. Facciamo delle fettine il più fini possibili. Ecco qua, disponiamo sul piatto le fettine. Questa preparazione vi potrà essere utile sia per variare quello che è il gusto del magatello, sia in occasioni particolari tipo un buffet in piedi. Bene, ora che abbiamo sistemato il nostro magatello sui piatti di portata, procediamo al condimento. La salsa classica è il tonnato, che si prepara naturalmente con tonno, capperi e maionese. Seconda salsa, utilizzeremo dei pomodorini di Pachino. Cerchiamo di tagliarli a cubetti abbastanza piccoli. Sistemiamo i pomodorini. Terminiamo la preparazione con del pesto che abbiamo precedentemente diluito con un pochino di olio per dare anche un pochino di condimento. Diamo anche una spruzzata di sale ai pomodorini. Ecco qua. La terza preparazione la facciamo con della giardiniera mista di funghi. Benissimo, anche questo con un filo, ma proprio un filo di pesto, proprio giusto per sporcare e colorare, niente di più. L'ultima preparazione la facciamo invece con dei pomodorini essiccati che abbiamo precedentemente trattato ammollandoli in acqua e aceto. Poi mettiamo delle olive taggiasche e terminiamo con il frutto del cappero, che non sono i classici capperi, ma il frutto, una pietanza molto più dolce. Ecco, questa la finiamo con una spruzzata di prezzemolo, finiamo con un giro d'olio e direi che i piatti sono pronti. Abbiamo spiegato come utilizzare il magatello, abbiamo spiegato come utilizzare i prodotti che troverete sul sito Italy Mood. A questo punto vi auguro buon appetito e un arrivederci alla prossima ricetta. Ciao!